teatro, ti ringrazio per averlo nominato, ma in realtà ne ho fatto pochissimo, ho fatto soltanto un musical un po' di anni fa. E l'impatto che ho avuto facendo quel musical, la prima cosa a teatro, è stato fortissimo. Forse consiglio di iniziare col teatro a tutti quanti. Io ho voluto iniziare poi facendo televisione, grazie a mio fratello e a tante altre cose. La gavetta che sto facendo televisione e serie TV è importantissima. Ti insegna tantissimo, ti insegna a stare sul set, noi lavoriamo tutti i giorni per 4-5 mesi, quindi è fondamentale, secondo me, è importantissimo. Studiare ovviamente recitazione per dare un senso a se stessi nei confronti di quello che si sta facendo. Io non vorrei mai arrivare, ti dico la verità, vorrei sempre andare. Il grande schermo sicuramente è un obiettivo che ho davanti, ben chiaro. E la mia destinazione a livello professionale è quella, a livello personale è di essere felice, avere una famiglia e non lo so, riuscire a campare un po' più di 100 anni, tipo 200 anni. Magari. Questo sarebbe il sogno di noi tutti quanti, però vabbè, insomma ci accontentiamo pure, ma se a un certo punto anche basta, no? Insomma, spazio ai giovani, quando uno cresce, se no siamo sempre lì. Io ho lavorato sui Cesaroni con Claudio Mendola, Antonello Fassari, e con Il Marico in Famiglia, con Lino Banfi, con Scarpati, e Il Paradiso delle Signore con Giuseppe Zero, e nelle Tre Rose di Eva con Luca Ward. Questi sono stati personaggi, a mio avviso, molto interessanti per il lavoro che faccio, perché diciamo che io poi alla fine rubo un pochino, no? Di qua e di là, quindi ognuno mi ha dato qualcosa, e lo porterò avanti e lo farò mio. E anche i giovani danno tanto. Nel Paradiso delle Signore soprattutto ci sono tanti giovani volti nuovi che mi hanno insegnato tante cose. E alla fine anche i giovani insegnano, anche se loro non lo sanno. This is the soundtrack of